Ecco, come qui a Napoli abbiamo trascorso Natale e Capodanno, ancora una volta inghiottiti dall'immondizia. Siamo scesi nel ventre della città dove tanti napoletani hanno trovato rifugio durante le guerre per mostrarvi dove il sindaco di Napoli avrebbe voluto nascondere i rifiuti durante le feste. A partire da qui cercheremo di raccontarvi perché ci troviamo in questa situazione, vi parleremo dell'affare che c'è sotto, degli accordi tra clan della Camorra e apparati dello Stato per la gestione di questo business, di mala amministrazione, dei processi, della voglia di giustizia e infine di come si esce da questa emergenza. Un'emergenza che non è più giusto che venga chiamata così, visto che dura da quasi 20 anni. L'emergenza non è mai finita, è un'emergenza che dura da 16 anni e non è possibile, lo vado sempre più ripetendo, non è possibile che sia dovuto alle inefficienze, è solo a Napoli, è un problema che non si risolve. Non è che possiamo dire di destra, sinistra, no, tutti quanti ci hanno messo le mani e nessuno mai ha risolto. I mezzi tecnici ci stanno, i soldi ci stavano e si sono spesi. E poi però la moneta sta sempre là. Quindi naturalmente questo mi porta a considerare che effettivamente non c'era una volontà, che la situazione di emergenza faceva comoda a molta gente, perché naturalmente poteva mascherare tante inefficienze in altri campi e naturalmente portare anche soldi e posti di lavoro fasulli, perché sono poi fasulli, allora in questa situazione, quindi faceva comodo. Abbiamo voluto cominciare il nostro racconto da Pianura, perché in questo quartiere c'è la discarica più vecchia dove per decenni le industrie del nord hanno sversato, e ve lo dimostreremo documenti alla mano, veleni di ogni tipo. E poi perché qui, come potrebbe accadere anche a Terzigno, Giuliano, Castelvolturno, Villaricca, dove ci sono altri sversatoi, ora si cominciano a vedere gli effetti di questo scempio. Abito da Pianura da circa 22 anni. E tutto è incominciato quando ho comprato questa casa 22 anni fa. Allora, mio marito Sergio Candida, uno sportivo, un ragazzo che amava molto la vita, correva, giocava a tennis, giocava a calcetto e tutto quanto. Nel 2002, andando a fare una partita di calcio con gli amici, cadde e si ruppe il piede. Quindi per operare il piede ci fecero un attacco e dall'attacco scoprimmo che c'era una macchia ai polmoni. Operarono il piede tutto a posto, disse signore dobbiamo fare una radiografia più approfondita e scoprimmo che aveva un tumore ai polmoni. Ci rimboccammo le maniche e vedemmo il da farsi. E nel frattempo mio figlio, Renato Candida, all'epoca aveva 22-23 anni, era un calciatore di professione, un ragazzo che non fumava, non beveva, come i soliti ragazzi che vanno, amano la vita, insomma. E aveva un herpes vicino al labbro. Io pensavo che l'herpes, sai, il caldo e il freddo. E invece scoprimmo che aveva un tumore al labbro. Agosto 2002 mio marito si operò ai polmoni. Gli tolsero un polmone, chemio, radioterapia, incominciamo il calvario. Nel frattempo mio figlio, agosto, gli uscirono dei linfonodi al lato cervicale sinistro, sempre nel 2002. Lo operammo di nuovo e incominciamo le chemie per lui, le radioterapie, i vari controlli, eccetera, eccetera. E io portavo un giorno sì, un giorno no, mio marito a fare la chemio, mio figlio a fare la chemio. Però nel frattempo io fui operata pure, sempre in questo periodo, di tumore della pelle. Nel 2003 agosto morì mio marito, il 21 agosto del 2003, e il 2005, il 12 gennaio morì mio figlio, quindi un anno e mezzo io ho perso mio marito e mio figlio. E tutto questo io non lo attribuisco forse all'inalazione della spazzatura, della discarica, perché all'epoca non capivo tante cose di questa importanza della spazzatura. Però poi troppi casi qua a Pianura si sono verificati con questa benedetta
monnezza, insomma, che sta a pianura. Ecco, questo. Là c'è la discarica, io abito qua. Ti cambia la vita da così a così. Un giorno ti svegli, mi devi credere, guarda. Non si capisce niente. Dici, ma che sta succedendo? Che sta succedendo? Io non capisco niente. Dici, allora perché tu hai scelto la casa? Se cosa sapessi tanti anni fa, non... alla fine... Puff! In un anno e mezzo. La forza del racconto di Maria ci ha convinti quello stesso giorno ad andare ad incontrare il mostro e quindi, arrampicandoci tra i rovi, abbiamo cominciato una piccola escursione in discarica. Siamo con Ferdinando Palmers dell'associazione Oceanus, che ha chiesto di costituirsi parte civile nel processo per disastro ambientale. Cerchiamo di raggiungere proprio il cuore della discarica dal lato di Pozzuoli, in località San Martino. Qui per 30 anni le industrie del nord hanno sversato veleni di ogni tipo. Addirittura sono stati sepolti interi camion pieni di sostanze tossiche. Se mi si vieta di avvicinarmi, c'è qualcosa di inquietante, perché forse la legge non viene rispettata, e parlo principalmente nelle discariche legali. Qua comincia a diventare veramente irrespirabile. Quindi questa qua, senza alberi, è tutta discarica di spazzatura. Si evidenziano pure i peloni. Questa è la discarica di pianura. Fernando, da quanto tempo vivi a pianura? Da quando sono nato, 54 anni. E quanto lo ami questo quartiere? Tantissimo. Perfino i sentieri della discarica conosci come le tue tasche? Sì, tutti i boschi che circondano pianura sono di mia conoscenza. Amo molto la montagna, amo molto il bosco. Che cosa è diventato questo bosco? È diventato un luogo di morte. Ci sono le responsabilità della classe intellettuale e della classe politica napoletana. Perché loro hanno permesso lo sversamento, solo loro. Mi sono un pochettino documentati, ci sono varie indagini che partono da tanti anni, per esempio ricordo dell'autotrasportatore Mario Tamburrini, era un autotrasportatore che trasportava rifiuti tossici da Novara in Campania e fu colpito da esalazione lui stesso e dopo pochi mesi morì. Quindi voglio dire, seppure non c'è stata una denuncia diretta, c'era materiale per poter intervenire e di dire ma... che cosa si trasporta? Queste case qui, sì, sono esattamente sopra i rifiuti tossici, giusto? Rifiuti di ogni genere, quindi di rifiuti pure tossici, sia urbani che tossici. Qui notiamo pure la presenza della base della Marina italiana, no? Via Montagna Spaccata, dista da qua in linea d'aria un chilometro e mezzo, due chilometri. Poi invece dall'altro lato, il lato di Pozzuoli, Agnano, c'è stata per tanti anni la base della NATO. E quindi molti americani fittano qui le case. Nel comprensorio sì, tra Licola, Pozzuoli, Montenuovo, sì, tanti americani fittano. Tanti ufficiali della NATO, ungheresi, tedeschi, ancora oggi fittano. Qual è la prima cosa che chiedono nel contratto d'affitto? Siccome che loro hanno effettuato delle analisi rispetto ai nostri, diciamo, governanti, hanno avvisato i loro ufficiali, il loro esercito, di non usufruire delle acque campane e quindi la richiesta è di essere forniti di acqua minerale. Di acqua minerale, perché controllata logicamente. L'acqua, le falde acquifere di questo territorio sono inquinate. Sì. Se ne so che il mondo sta malato. Nell'ambito dell'inchiesta sulla discarica di pianura, i carabinieri, per conto del pubblico ministero Stefania Buda, hanno interrogato molte persone, tra cui il genero del gestore della discarica che lavorava proprio nello sversatoio.
L'operaio nella sua deposizione dice che nella parte confinante con il cratere degli Astroni e con le abitazioni adiacenti il sito sono stati sepolti numerosi bidoni contenenti sostanze sospette. In particolare riferisce di un incidente avvenuto durante le operazioni di sistemazione e assestamento dei rifiuti. Un operaio, che oggi è ammalato di cancro, si ustionò per la fuoriuscita di materiale proprio da quei bidoni. Sono in grado di riferire ulteriormente, spiega il testimone, che in prossimità di alcuni capannoni presenti nell'area sono stati sepolti due semirimorchi di auto articolate. Esiste l'ufficialità di registrazioni di autorizzazione e di concessione di autorizzazione che in quella discarica, sbancata per il doppio, noi abbiamo ospitato in maniera ufficiale per non meno di 10-15 anni. I rifiuti urbani all'interno di questa confusione di rifiuti sono stati aggiunti rifiuti industriali campani, regionali, ma come certificato dalle documentazioni in possesso ormai dei magistrati, il peggio, ripeto, il peggio dei rifiuti tossici del nostro paese, a cominciare dai rifiuti terrificanti che hanno avvelenato la Val Bormida della famosa Acna di Cengio, che ufficialmente risulta avere prodotto anche i peggiori prodotti chimici per militari. Siamo riusciti ad ottenere le tabelle allegate al fascicolo della Procura con l'elenco di tutte le ditte che hanno sversato nella discarica di Contrada Pisani. Come potete vedere, si tratta di grosse aziende della provincia di Torino, Roma, Milano, Pavia, Novara. Accanto le liste delle sostanze finite a pianura. Rifiuti ospedalieri, polveri di amianto, rifiuti speciali, fusti, scorie e ceneri di alluminio, cosmetici scaduti e così via. Cosa c'è in quell'enorme buca? Lo abbiamo scoperto esaminando le analisi dei carabinieri del NOE e dell'ARPAC. 4 pagine di elenchi di sostanze, quantità, limiti e parametri di rischio. L'esito di questi rilievi, come si può leggere nella relazione degli inquirenti, è che il liquido presente nel terreno è un prodotto oleoso classificabile come rifiuto speciale pericoloso. Pianura è un'area in cui gravitano circa 100.000 abitanti, in cui si è verificato, così come si evince chiaramente dal provvedimento del GIP Buccino Grimaldi, un disastro colposo, un inquinamento di elevato interesse, in cui c'è un interessamento anche delle falde acquifere, cioè questo inquinamento oramai si espande in un'area di circa 350 ettari. Quindi Pianura deve essere vista come un esempio anche dalle altre aree interessate al napoletano, dove ci sono altre discariche come Terzigno, come Chiaiano, come qualsiasi altra area della Campania e non solo, vista ad esempio, perché questo processo, come noi amiamo definirlo, è un processo epocale, un processo in cui finalmente si fa chiarezza sulle conseguenze e gli effetti deleteri di una discarica mal gestita e non messa in sicurezza sul territorio. Il motivo per cui Oceanus è presente in questo giudizio è anche la domanda che ci si pone, quella di come in un'area come quella di Pianura, in cui vi sia una zona tutelata dal WWF e non sussistano plessi industriali, ci sia una così alta incidenza tumorale sui cittadini. Si parla di linfomi di Hodgkin, di diverse patologie tumorali, si parla di condomini in cui vi è un'alta percentuale di persone, ahimè, aggravate di patologie tumorali, circa il 30%, e si rende necessario, e si rendeva necessario, chiarezza sull'ipotesi di disastro colposo. Ahimè, non su quello di epidemia colposa,
colposa, perché il discorso epidemia colposa è stato naturalmente archiviato perché, ed è questa una cosa molto grave, non risulta essere un registro dei tumori a livello naturalmente regionale e a livello cittadino. Questa è una mancanza assoluta da parte delle autorità pubbliche. Ci tengo a sottolinearlo, un registro di tumori avrebbe reso possibile un accertamento e l'accertamento del nesso causale esistente tra l'inquinamento della discarica e la presenza di patologie tumorali sul territorio. Come hanno riferito i geologi che hanno fatto le perizie a pianura, non può, ripeto, non può non esserci un danno alla salute. Come si valuta il danno alla salute? Il danno alla salute andava innanzitutto valutato, come in tutti i posti del mondo, in una situazione del genere, attraverso gli strumenti ufficiali, esempio registri tumori provinciali o studi epidemiologici ad hoc. A questo punto abbiamo scoperto, perché è il magistrato che ce lo fa scoprire, e siamo veramente sconvolti, e noi come medici dell'ambiente abbiamo intrapreso azioni penali a denuncia di questa situazione, che i registri tumori all'interno di queste zone volutamente non sono stati attivati. Ci sta un notevole aumento, soprattutto in una fascia di età che non supera i 40 anni, di malattie ematologiche tipo linfomi, tipo leucemie. Gestisco questo laboratorio da una quindicina d'anni e ci sta sempre questa continua ansia, si vive sempre con questa spada di Damocle sulla testa. Molti bambini anche si stanno ammalando di queste malattie ematologiche. Sia in vicinanza sia in lontananza della discarica, però comunque questa incidenza di problemi tumorali è notevolmente aumentata. Per noi i clienti non sono delle provette, ma sono delle persone. Dietro ogni nome c'è la storia di una persona. Per esempio, ho avuto un altro episodio di una cliente della quale abbiamo seguito la gravidanza, quindi l'abbiamo vista ripetutamente per 9 mesi. A distanza di un anno dall'ultima gravidanza, la signora ha scoperto di avere un tumore allo stomaco e nel giro di niente è finita. Quindi tu hai visto una persona in un momento, forse nel momento più bello per una donna, che è quello della maternità, subito dopo finire per la scoperta di questa malattia. In tutti questi anni si sono sversati una quantità pari a 30 milioni di metri cubi di rifiuti senza che la discarica fosse messa in sicurezza. Questo lo dice un provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli e ripeto, è assurdo che questo non trovi riscontro e non faccia sollevare l'indignazione da parte degli enti pubblici, da parte delle autorità campane. È assurdo. Moralmente e anche dal punto di vista giuridico, dal punto di vista della responsabilità penale, la responsabilità della camorra non è minore a quella degli imprenditori del nord. Nella parte finale del provvedimento si evince con chiarezza cosa? Che i soldi stanziati dal Ministero dell'Ambiente per la bonifica di questa discarica non sono stati assolutamente utilizzati. E una parte del provvedimento, una parte anzi del procedimento, prosegue proprio per verificare che fine abbiano fatto questa somma stanziata dal Ministero dell'Ambiente. Per gli abitanti di pianura al danno si aggiunge la beffa. Il commissariato per l'emergenza rifiuti ha dato infatti 2 miliardi e mezzo di vecchie lire ai proprietari della Difrabi per bonificare e mettere in sicurezza l'area della discarica, ma l'operazione non è stata mai effettuata. Oggi nella discarica fuoriesce biogas percolato in quantità così elevate da determinare esplosioni. E così non solo è stato sprecato denaro pubblico, ma i responsabili di questo scempio non possono più essere perseguiti. I reati di truffa aggravata ai danni dello Stato per il denaro percepito, illecita erogazione di soldi pubblici e falso in relazione alla chiusura della discarica e al collaudo ormai si sono prescritti.
Sono passati troppi anni, parliamo del 1995, e il PM titolare dell'inchiesta, Stefania Buda, ha le mani legate ed è obbligata a chiedere l'archiviazione per i tre tecnici indagati. Intanto non si sa che fine abbiano fatto quei soldi e proprio per questo ennesimo spreco la gente di pianura non troverà mai più giustizia. Senza giustizia e senza rispetto per la gente di pianura, tanto che qualcuno ad un certo punto ha pensato perfino di strumentalizzare la loro rabbia. Questa è la rotonda Russolillo, siamo nel quartiere di Pianura di Napoli e in questa zona circa 3 anni fa, all'inizio del 2008, iniziarono dei violentissimi scontri in occasione della paventata riapertura della discarica qui a Pianura. Proprio in questa rotonda è stato il teatro dei più accesi scontri tra le forze dell'ordine e i manifestanti e naturalmente gli scontri proseguivano lungo tutta questa strada fino a giungere su all'imbocco della discarica. È stata fatta un'indagine molto approfondita su quello che successe 3 anni fa. E sono stati individuati numerosissimi responsabili di quei disordini, i mandanti, gli organizzatori, sono tutti atti ormai pubblici, c'è un processo che si sta svolgendo e che fa capire come in quel caso c'è stata una linea di congiuntura tra più interessi che erano tutti convergenti verso l'opposizione all'apertura della discarica. Fra questi interessi sicuramente gli interessi di coloro che volevano continuare a gestire l'abusivismo edilizio nel quartiere, gli interessi dei politici locali che avevano naturalmente voglia di acquisire sempre più consenso sul territorio fra i cittadini e naturalmente anche gli interessi dei cittadini onesti di Pianura che avevano preoccupazione per le conseguenze che l'apertura della discarica avrebbe potuto portare per la salute dei cittadini stessi. Fu importante comprendere che c'era questo collegamento con gli interessi legati all'abusivismo edilizio perché evidentemente l'apertura della discarica portava delle conseguenze. Una di queste era l'abbattimento del valore di mercato di queste case, delle case già costruite e delle case che si stavano costruendo. E come ci ha rivelato un collaboratore di giustizia, c'era anche l'interesse in quel periodo storico a portare a compimento le costruzioni abusive che erano in corso. Naturalmente, diciamo, quella protesta aveva anche un beneficio ulteriore per chi costruiva abusivamente, perché distoglieva l'attenzione delle forze dell'ordine dai normali controlli anti-abusivismo. Su quella volontà di manifestare si è inserita poi un'organizzazione complessa, malavitosa, che organizzava scontri violentissimi. Il quartiere fu messo a ferro e a fuoco, ci furono incendi di pullman, sequestro di persone, di autisti di questi stessi pullman, il danneggiamento della sede stradale, una serie di attacchi da vera e propria guerriglia urbana nei confronti delle forze dell'ordine, dei carabinieri, della polizia, di tutti quelli che avevano il compito di intervenire per ripristinare la normalità. Guarda, mi devi credere, tengo una rabbia proprio che vorrei fare qualcosa, volesse fare. Vorrei incominciare anch'io a sala dove, mi devi credere, guarda. Per dire, tu sei responsabile, hai fatto questo, tu sei responsabile. Assumetevi le vostre responsabilità, passatevi un po' con la mano. Diciamo, che stiamo facendo? Che abbiamo fatto? E che stiamo continuando a fare? Perché stanno continuando, no? Vabbè, è finita qui, ormai. Abbiamo mangiato, abbiamo fatto e abbiamo detto no. Continua ancora. Tutti questi merdi dei politici che stanno coinvolti, tutto è uno schifo, è uno schifo, è uno schifo. Chi se ne so e se non sta malato.